che effetto fa riprenderla al 94esimo e regalare un punto alla squadra in una partita che si era messa male? Ma guarda, posso solo dirti che è stata un'emozione talmente grande che in quel momento non ho capito più nulla, sono solo andato sotto alla mia panchina a esultare con i miei compagni, perché era una partita importante, non dovevamo perderla perché la squadra era sotto di noi, dovevamo tenere la distanza, e ci è andata bene, mi è andata bene, ho fatto gol e sono contento. Lo senti dentro di te questo qualcosa nell'aria, no? Che sta diventando un titolo di questi tifosi un po' della città, insomma, Foggia contro il pareggio, oggi un assist e un gol. Ma sì, sì, sento la città che è dalla mia parte, mi vuole bene, sento il sostegno e questo mi fa piacere. Oltre al gol è propiziato anche la segnatura di Murillo e poi ho visto un gran tiro dalla distanza e gli ha piegato le mani al portiere. Quindi vedo che hai acquisito anche la mentalità del terzino destro. Sì, io mi sono messo un po' a disposizione della squadra ancora a metà stagione e a di lì, insomma, io cerco sempre di dare il massimo per me, per la Viterbese, e mi adeguo un po' alle situazioni che concede il campo. Ecco. Tra l'altro era in dubbio fino alla fine, no? L'ultima te la faccio io. Perché ci siamo visti ieri, avevi questo problema al piede. Ma sì, un piccolo problemino, niente di che. Sono riuscito a recuperare, quindi è andata bene così. Sì, no, quindi senti, il mister ha parlato di un problema, però, cioè, diciamo, in alternanza a quello che hai appena detto, no? Comunque tu sei messo a disposizione, che ci stai con la testa, che sei decisivo. Però il mister ha parlato di un atteggiamento mentale generale della squadra che comunque ha delle lacune, perché si prende magari a volte gol facile. Come la spieghi questa situazione? Ma guarda, è vero, sono concordo con te, infatti su questo ci stiamo lavorando giorno dopo giorno, in settimana, perché sono partite, questo campionato ti deve permettere di star sempre lì con la testa, perché è difficile ogni occasione che magari crea l'avversario, devi stare attento, e su questo, infatti, su questo fatto dobbiamo migliorare, essere più concentrati dal primo minuto fino al 90esimo. Grazie.